was when I ruled the world. Allora, sono Stefano Siglienti, al tempo ero il vicepresidente del consiglio di amministrazione di Gioco Digitale ed ero responsabile di tutte le operazioni straordinarie, dalla raccolta di capitali soprattutto all'operazione di M&A e alla exit. Per quanto riguarda l'operazione Gioco Digitale Bwin, è stata un'operazione che io oso definire quasi perfetta, nel senso che è iniziata a luglio ed è terminata a ottobre, 3 mesi di negoziazione serrata con la definizione dei termini principali dell'operazione nel giro di 30 giorni e poi la negoziazione degli accordi definitivi nel giro dei 2 mesi successivi. Una delle caratteristiche principali di questa operazione è stata che si è formato un team di lavoro bilaterale estremamente competente, che poi non solo ha implementato la transazione ma ha anche continuato a lavorare nei 2 anni successivi, nei 2 anni in cui il management, il team e il core team di Gioco Digitale si era impegnato a rimanere in azienda. Quindi da tutti i punti di vista una operazione di successo, non soltanto dal punto di vista economico, ma anche dal punto di vista dello sviluppo successivo nei 2 anni successivi soprattutto. Uno degli aspetti fondamentali che stresso sempre con chi mi chiede delle mie esperienze è l'aspetto del team. Nessuno, soprattutto in un mondo così complicato come quello di oggi, riesce a fare una cosa importante da solo e bisogna trovarsi dei compagni di percorso, non soltanto lavorativamente parlando, quindi nella startup, complementare le proprie forze con altre persone forti a fare il proprio lavoro, quindi costruire il team della startup, ma anche costruire un team, un network di persone che sono utili alle varie fasi della vita dell'azienda. Ahimè, mi riferisco anche ai legali, gioia e cruccio di tanti startuppari, trovate un buon supporto legale, un buon team di advisor a 360 gradi che vi sappiano supportare, vi sappiano consigliare nei momenti cruciali. Il momento dell'exit è chiaramente un momento, è il culmine di questa operazione, ma va preparato nei mesi e negli anni precedenti con il giusto team.